Ragazzi, io sono preoccupatissima perché Martina ha la febbre troppo alta. Non è una febbre normale. Oh! Mamma, chi ho? Va bene, Marti. Adesso io vado a fare la spesa. Perché fra poco è orario di cena e manca qualcosa. Quindi un attimino vado al supermercato. Tu, mi raccomando, resta qui nel divano, perché tanto c'è papà giù in taverna che sta lavorando. Io torno subito, ok? Ok, mamma. Ok, vado a prendere il cappotto. Martina, mi raccomando, nel frattempo che non ci sono, finisci tutti i compiti, perché domani c'è scuola, ok? Uffi, però con questi compiti. Però io, mamma, mi sento male. Certo, Martina. Ogni qualvolta devi fare i compiti, ti senti sempre male, naturalmente. Ogni scusa è buona, Martina, per non fare i compiti. No, mamma, questa volta è vero. Martina, dai, smettila, che c'ho da fare, c'ho premura, ok? Rimani lì nel divano, che c'è papà giù in taverna che sta lavorando. Se hai bisogno di qualcosa, basta che chiami papà, che lui sale. Giù! Sì, adesso fa anche finta di starnutire. Va bene, io vado. Amore, ma sai che sei un po' pallida? Ma sei anche calda. Vuoi vedere che stavolta sta male sul serio? Va bene, va. Misuriamo la temperatura. Allora, il termometro dove l'ho messo? Vediamo. Sei pure raffreddata. Vabbè, la spesa la rimanderò, come sempre. Va bene, Martina. Ti sto per misurare la febbre. Vediamo se hai la febbre. Vediamo, aspetta che arrivo. Vieni qua. Ai. Vieni qua, alza qua. 5 minuti e vediamo. 5 minutes later. Oh, santo cielo! Hai la febbre, è vero che ti senti male. Hai la febbre, non era una scusa allora. Non era una scusa. E effettivamente sei caldissima, hai la febbre alta. Va bene, Martina, vado a prendere lo sciroppo. Ok, vado a prendere lo sciroppo, Martina. Allora, prendiamo sempre il nostro amico sciroppo e chiamiamo la pediatra. Vediamo, forse è il caso che la chiami. Sì, vediamo, squillo. Pronto, dottoressa? Sì, buonasera, sì, sono mamma T, sì. Allora, c'è Martina con la febbre molto molto alta, 40. E poi è tutta pallida, tutta bianca, si sente male. Gli do lo sciroppo, quello per la febbre, ok. La metto a letto e faccio gli impacchi con dell'acqua tiepida in testa, ok. Sì, d'accordo. Ok, ci risentiamo fra qualche minuto, vediamo come va. Ci risentiamo fra qualche minuto. Ok, sì, grazie, buonasera. Intanto te lo scelgo, Martina. No, io non lo voglio, mi fa schifo, fa schifo. Martina, te lo devi prendere lo sciroppo, perché altrimenti non guarisci. Martina, non facciamo. Ehi, ma non fare così, sai? La pediatra ha detto che devi prenderti lo sciroppo, altrimenti non puoi guarire. Martina, ah sì? E allora sai che ti dico? Che richiamo la pediatra e vediamo se ti faccio fare una bella puntura, Martina. Ecco, aspetta. No, sì. Aspetta che io richiamo la pediatra, No, va bene, dottoressa? Sì, Martina, Missy, non vuole assolutamente prendere lo sciroppo. Ah, e allora le mettiamo una bella supposta. Sicuro, Martina? Va bene, dottoressa? Sì. Martina ha detto che sarà felicissima di bere lo sciroppo. Non occorre la supposta. Va bene, grazie, dottoressa, grazie. Ragazzi, mi volevano mettere la supposta, ragazzi. Vi rendete conto? Tieni, Marti. Ah, che schifo! Inghiotti! Dai! Lo so, il sapore non è buonissimo, però lo devi bere perché ti fa bene per far passare la febbre, ok? Adesso, amore, ti farò degli impacchi nella testa per far scendere la temperatura. Va bene, amore? Ok, torno subito. Allora, ragazzi, facciamo un po' di impacchi a Martina Missi. Impacchi di acqua tiepida, ha detto la pediatra, che dobbiamo mettere dell'acqua tiepida sulla fronte e sui polsi per far scendere la temperatura. Ragazzi, Martina Missi ha la febbre altissima.
Amore mio, vieni qua, distendiamoci. Mettiamoci qui sul divano. Distendiamoci così. Amore, ma non è che puoi fare sempre storie per ogni cosa, anche per una pezza bagnata. Dai, per favore, collabora un pochettino. Capisco che hai la febbre altissima, però devi anche collaborare, amore, perché dobbiamo curarti, ok? Ok. Rilassati. Mamma, ho troppo freddo. Sì, amore, è la febbre alta. È la febbre alta, ok? Vediamo che cosa succederà fra 10 minuti, aspettiamo. Sì, sì, papà Salvo, sì. Martina sta malissimo, malissimo, sì. Ok, adesso ho dato lo sciroppo e vediamo se è scesa la temperatura. Ho messo la benda fredda nella fronte. Adesso la vado a controllare, sto chiudendo. Ciao, non posso perdere tempo. Ciao, ciao, ci vediamo dopo, ciao. Ragazzi, io sono preoccupatissima perché Martina ha la febbre troppo alta. Non è una febbre normale. Avere la febbre a 40, così di botta, all'improvviso. Stamattina stava bene. Controlliamola. Martina? Sì, mamma. Oh, oh santo cielo! Mamma, chi ho? Chi ho? Niente, niente. Niente, stai tranquilla. Mi sto sentendo male, mamma. Sì, amore, ma non ti preoccupare. Non hai delle bollicine. No, no, assolutamente, non hai niente, non ti preoccupare. Bollicine? Bollicine? No, no, chi ha detto bollicine? No, no, volevo dire le bolline, quelle le bolle di sapone. No, mamma, mi sarò confusa. Stai tranquilla. Aspetta un attimo qui, un attimo, non ti muovere. Un attimino. No, ma che cosa sono tutti questi puntini che partirà in faccia? Ragazzi, ma voi lo sapete cosa sono questi puntini? Io mi sto preoccupando. Perché non li ho mai visti questi puntini? Non mi è mai capitata una cosa del genere. Se qualcuno sa di che cosa si tratta, scrivetelo nei commenti a mamma T, così io almeno ne capisco qualcosa. Comunque, io mi sto preoccupando sul serio e adesso chiamo di nuovo la pediatra. La chiamo ogni 5 minuti, che ci posso fare? Dove l'ho messo il telefono? L'ho messo il telefono, sono senza testa. Allora, il numero della pediatra. Adesso mi sgrida. Dottoressa, sono mamma T, sì. Sì, 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 e lo so che è la sesta volta che la chiamo. Però, allora, Martina ha delle bollicine. Martina, che cosa ti senti, amore? Vieni qua, ti metto qua, vieni. Martinuccia, svegliati. Allora, ragazzi, la pediatra mi ha detto che devo controllare anche le altre parti del corpo e vedere se nelle altre parti del corpo ha anche queste bollicine. Allora, vediamo, Martina, alza il collo. Che cosa ho, mamma? Che cosa mi sta succedendo? Adesso te lo dico, aspetta. Vediamo un po'. Sì! Sì, sì. Mamma, ma ce l'ho anche nelle mani qua. Sì. Allora, prova del 9, prova del 9. Ragazzi, Martina, hai beccato la scarlattina. Che è la scarla che? La scarlattina. Mamma, ma che cavolo dici? Comunque io mi sento male. Certo che ti senti male, certo. Perché la scarlattina è un virus. E adesso dobbiamo curarlo. Quindi probabilmente occorre anche un antibiotico. Comunque, intanto mettiti qua. La prendiamo anche. Sì, amore, c'hai i puntini da tutte le parti, anche nei piedi. Vedi che la scarlattina fa avere la febbre altissima e poi spuntano tanti, tanti, tanti puntini. Ma non ti preoccupare, fra qualche giorno starai benissimo, diciamo anche una settimana, due forse. Comunque, è sicuro che non puoi andare a scuola. Sì, sì, sì. Martina, ma allora ti senti bene? No, mi sento malissimo. Allora, devo pensare. Martina,
cucina, ma che cosa fai? E devo pensare, stanotte dove farti dormire? Perché se dormi insieme a tuo fratello Leon, non è una cosa fattibile, perché lo puoi contagiare. Perché, per chi non lo sapesse, Leon è il fratellino di Martina Missy, nonché figlia di Mamma T. Ed insieme, appunto, siamo la famiglia Missy. Mamma, sono Anna di Brunita! Il prurito è certo, perché queste malattie fanno venire anche il prurito. Va bene Martina, aspetta che vado a prendere una pomata. Ragazzi, iscrivetevi al canale, vado a prendere la pomata. Mi raccomando, aspetta Martina, torno subito e vado a prendere la pomata.